Un saluto da Stefano Giovanardi. In questa seconda puntata di Astri in Comune vi parleremo di favole celesti, ovvero di miti. Miti e le loro raffigurazioni sul firmamento, sulla volta stellata, così come nelle opere d'arte. Perché assieme ai miei colleghi abbiamo virtualmente gironzolato negli archivi dei musei in comune e ci siamo accorti che ci sono moltissime opere che testimoniano la presenza, la raffigurazione di protagonisti della storia, delle leggende classiche. Vogliamo provare a mettere in relazione queste opere con le costellazioni e i miti che ci tramandano. In effetti, una prima considerazione che si può fare riguarda proprio l'iconografia di queste narrazioni, di questi miti, ovvero il modo in cui vengono raffigurate sia sulla volta celeste che appunto nelle opere d'arte. Scene fondamentali di alcuni di questi racconti mitologici. Addirittura sembra che in certi casi venga ripreso un analogo criterio compositivo dell'illustrazione della scena tra opere classiche e miti celesti. Prendiamo come esempio, infatti, un mosaico bellissimo che troverete alla centrale Monte Martini, molto ampio e raffigurante delle scene di caccia. Non è un'opera a carattere astronomico, strettamente parlando. Tuttavia è interessante notare che la maniera in cui sono raffigurate quelle scene di caccia sembra rispecchiare molto da vicino la disposizione in cielo di certe costellazioni, come se appunto per narrare quel gesto, per alludere a quella azione legata a un certo racconto, a un certo mito, si ricorresse alla stessa maniera di comporre appunto la scena e di disporre i protagonisti, i personaggi, in modo tale che siano in relazione diretta l'uno con l'altro. Insomma, le costellazioni non sono state tracciate casualmente sulla volta celeste, ma sono disposte spesso in maniera funzionale al racconto di un preciso mito. Prendiamo un esempio che riguarda le costellazioni di Bootes, cioè il guardiano dell'orsa maggiore, i suoi due cani da caccia che vengono sguinzagliati proprio contro l'orsa maggiore, che è la preda, diciamo, comunque la sorvegliata speciale in questa situazione, e questa stessa composizione la ritroviamo in maniera molto precisa anche appunto sul mosaico della centrale Monte Martini. Che magari non parla dell'orsa maggiore, però c'è un cacciatore, ci sono due cani da caccia che vengono sguinzagliati e la preda è proprio un orso. In un'altra parte del mosaico, dalla parte opposta, c'è un'analoga scena di caccia dove si vede sempre un cacciatore, due cani e un'antilope che potrebbe alludere, o almeno nella composizione sembra richiamare, la scena di Orione nel cielo invernale, accompagnato dai suoi cani fedeli, il cane maggiore e il cane minore, per fronteggiare il toro, che è il suo avversario. Infine, la terza parte del mosaico, dove si vede un uomo a cavallo che sta per infilzare un cinghiale, richiama, almeno compositivamente, la scena che si svolge nel cielo australe, dove troviamo il centauro, quindi sempre un uomo a cavallo, che infilza questa volta un lupo. Insomma, sembra di poter tracciare in questo modo, almeno per analogia, se non per citazione diretta, un filo conduttore fra le opere dei nostri musei e i protagonisti dei miti classici narrati dal cielo. E allora diamo spazio in questo racconto ad alcuni dei miti più potenti della mitologia celeste, raccontato da Gabriele Catanzaro. Il cielo d'autunno ci regala tutti i personaggi della storia, della leggenda e del mito di Cassiopea. Vi sarà capitato tante volte di vedere questa strana W di stelle in cielo. Ora, qui dentro i nostri antenati immaginavano di poter vedere il corpo della regina Cassiopea seduta sul suo trono. Era una donna estremamente bella, ma anche estremamente vanitosa, tanto che i nostri antenati immaginavano che stesse sempre lì a specchiarsi, a farsi bella. E si racconta che volle sfidare in una gara di bellezza alcune ninfe, le predilette del dio Nettuno. Ora, come potete immaginare, Nettuno non fu tanto contento di questo gesto, tanto che decise di mandare sulle coste dell'Etiopia un grande mostro marino. Ecco, qui in mezzo a queste strane stelle immaginavano il corpo di questo strano essere. Ogni popolo ci ha visto strani animali, frammenti del corpo di un animale differente. E questo mostro si scatenò contro le coste dell'Etiopia, distruggendo tutte le navi che si avvicinavano. Ora, per un popolo di naviganti e di commercianti come erano gli etiopi, era un vero problema. E
Qui, in mezzo al cielo stellato d'autunno, riconosciamo anche queste altre stelle che disegnano il corpo di Cefeo, il marito di Cassiopea. Ora, Cefeo non fu tanto contento di questo gesto, tanto che decise di andare insieme alla moglie da Zeus per chiedere aiuto, per chiedere come risolvere questa questione. E l'unica soluzione che gli diede era quella di prendere la loro giovane figlia Andromeda, che andremo a disegnare con questa doppia fila di stelle che vedremo questa sera in cielo, prendere questa fanciulla e darla in pasto al mostro marino. Se la immaginavano così, incatenata ad uno scoglio. Immaginate il dolore di questi due genitori. L'unica figlia che avevano la dovevano dare in pasto ad un mostro marino. Ma come spesso avviene in queste storie, c'è sempre un eroe che, guarda caso, passa da quelle parti. E non un eroe a caso, perché qui troviamo il corpo di Perseo. Perseo era di ritorno da una grande impresa, infatti tra le mani ha quella stella che noi chiamiamo Algol, che per i nostri antenati era la testa di una gorgone. E fu proprio quella testa di gorgone che gli permise di sconfiggere il grande mostro marino. Si raccontava che chiunque avesse guardato negli occhi la gorgone sarebbe rimasto di pietra. Fece pietrificare il grande mostro marino, tant'è che ancora oggi sulle coste dell'Etiopia vi mostrano uno scoglio in lontananza e vi dicono: guarda, quello è il mostro marino. Dal collo della gorgone uscì fuori del sangue e da quel sangue un bellissimo cavallo alato. Nelle notti d'autunno vi capiterà di vedere questo grande quadrilatero in cielo e magari di confonderlo anche con il nostro grande carro. Qui dentro i nostri antenati immaginavano di vedere il corpo del grande cavallo alato di Pegaso e a bordo di questo cavallo i due ragazzi riuscirono a fuggire. Un altro eroe ampiamente rappresentato nelle collezioni dei musei in comune è Ercole, il simbolo per eccellenza di forza e potenza. In città troviamo un'importante testimonianza del culto di Ercole nel Tempio di Ercole Vincitore, il famoso tempio rotondo che sorge al Foro Boario nei pressi della Bocca della Verità. Ai Musei Capitolini, invece, abbiamo una rappresentazione infantile di Ercole, una statuetta di Ercole bambino che strozza i serpenti, quasi esercitandosi per le sue future fatiche. Non dimentichiamoci che Ercole era figlio illegittimo di Giove e già da neonato fu protagonista di una prodezza. Suo padre, infatti, lo mise accanto al seno di Giunone mentre la dea dormiva, sperando che svegliandosi lo avrebbe preso e allattato senza fare troppo caso a quale bambino aveva in grembo. Così avvenne, ma Ercole neonato era già assai forzuto. Strinse un po' troppo i capezzoli della dea, che si ritirò bruscamente, e così una parte del suo latte schizzò per il cielo, disegnando fra le stelle l'elegante scia della Via Lattea. Girovagando fra gli archivi dei nostri musei, troviamo altre rappresentazioni più mature, diciamo, dell'eroe, in particolare quelle di grandi dimensioni collocate ai Musei Capitolini, un Ercole in lotta con un mostro, e al Museo di Roma, dove invece troviamo una replica dell'Ercole Farnese. L'originale fu scoperto alle Terme di Caracalla nel 1500 e ora è custodito al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Nella sua iconografia l'Ercole Farnese rappresenta l'eroe alla massima possenza. Effettivamente noi lo vediamo riposare su una clava, appoggiandosi sulla sua clava, e nascondere con le mani dietro la schiena i pomi d'oro sottratti all'albero delle Esperidi. Tutto questo lo ritroviamo anche in cielo, perché anche l'iconografia celeste con cui è raffigurato il mito di Ercole ci porta nel cielo di primavera a individuare la costellazione di Ercole, che è piuttosto grande, una delle più ampie del firmamento, anche se non è particolarmente brillante. Anche in questo caso però la collocazione celeste della figura di Ercole è funzionale al racconto del suo mito, in particolare delle famose 12 fatiche. Innanzitutto lo vediamo raffigurato anche in cielo con in mano la clava e nell'altra mano un ramo dell'albero delle Esperidi con i famosi pomi d'oro. Ma il piede di Ercole schiaccia la testa del drago e non troppo lontano da lui, sempre nel cielo primaverile, scorgiamo innanzitutto la costellazione del leone, il famoso leone di Nemea, che fu proprio il primo avversario di Ercole e che è ricordato anche in un graziosissimo cameo
custodito ai Musei Capitolini di Giovanni Pichler e del XVIII secolo, dove si vede Ercole appunto che strangola il leone di Nemea. Così in effetti si racconta che avvenne. Il leone non poteva essere ferito da nessuna arma perché la sua pelliccia era invulnerabile, quindi Ercole dovette bloccarlo, isolarlo in una grotta e là dentro lo strangolò a mani nude. Poi lo scuoiò e se ne fece un mantello invulnerabile. E questa è la prima delle 12 fatiche di Ercole. La seconda, invece, lo vede affrontare la famosa idra di Lerna, il serpente marino, e non a caso nella stessa area celeste, precisamente sotto la costellazione del Cancro, che fu mandato effettivamente da Giunone a infastidire Ercole mentre combatteva contro l'idra. Beh, sotto il Cancro troviamo proprio la testa di questa idra, il serpente a 9 teste che si rigeneravano se venivano decapitate. Il corpo dell'idra poi scorre lungo l'eclittica fino addirittura alla Bilancia, componendo la più grande costellazione del cielo. Ed è così quindi che in questa ampia fetta del cielo di primavera riusciamo guardando le stelle, a raccontare appunto la storia di Ercole e delle sue fatiche. E parlando di Ercole non possiamo trascurare le storie del padre, di Giove, il re degli dei, ma anche il più grande dei pianeti del nostro sistema solare. Per avere un'idea di quanto è grande, pensate che al suo interno possono entrarci tranquillamente 1300 terre una a fianco all'altra. Giove, oltre a essere il pianeta più grande del sistema solare, è circondato anche da una marea di satelliti. Ne sono stati contati più di 79 e pensate che a ognuno di quei satelliti è stato dato uno dei nomi degli amori del grande Giove. Ora, vi sembrerà strano, ma in antichità il re degli dei lo immaginavano come una persona abbastanza irrequieta dal punto di vista sentimentale, e così nel cielo d'estate noi potremmo ritrovare alcune costellazioni che parlano di alcuni suoi travestimenti, alcune sue trasformazioni. Beh, abbiamo una grande costellazione a forma di croce, la costellazione del Cigno, e ci racconta la storia di uno degli innamoramenti di Zeus, di Giove, quando si innamorò di Leda e per sedurla si trasformò in un cigno. Beh, strana storia, dall'amore tra Leda e un cigno la donna depose delle uova e da queste uova si racconta che nacquero Castore e Polluce, i due grandi gemelli del cielo. Una delle storie più famose e più importanti è quella legata alle stelle che tutti quanti conosciamo, le stelle del grande carro o dell'orsa maggiore, come dicevano in antichità. Stiamo parlando di Callisto, la donna più bella che esistesse sulla faccia della terra. Talmente bella che fece innamorare Giove, il re degli dei. Giove si innamorò di lei, ma aveva una moglie estremamente gelosa, tanto che per punirla le fece crescere peli su tutto il corpo, lunghi artigli, e la trasformò in un'orsa. Callisto aveva un figlio. Questo giovinetto divenne uno dei più grandi cacciatori sulla faccia della terra e un giorno si trovò davanti quest'orsa in un bosco. La colpì con una freccia, l'orsa cadde a terra morta e solo in quel momento lui si accorse che quella era la madre. E Giove accorse in quel momento e per placare il fanciullo trasformò anche lui in un piccolo orsacchiotto e mise le due orse alte in cielo. Vi sembrerà strano e forse paradossale, ma non solo i nomi dei satelliti di Giove portano i nomi degli amori e delle amanti e degli amanti di Giove, ma nel momento in cui si è voluto scegliere il nome della missione spaziale che sta studiando da vicino Giove, beh, il primo nome che è venuto in mente è proprio quello della moglie di Giove, Giunone. La missione Juno è quella che sta osservando da vicino il pianeta Giove, e questa missione sembra quasi rievocare la storia di una donna tradita che vuole osservare in qualche modo il marito dallo spazio. Il protagonista dell'ultima favola celeste è Esculapio, o Asclepio per i greci, figlio di Apollo e padre della medicina. A Roma il tempio di Esculapio sorgeva sull'isola Tiberina, perché si dice che proprio lì approdò un serpente che era scivolato dalla nave che trasportava la statua di Esculapio proveniente da Epidauro. Oggi invece troviamo una versione settecentesca del tempietto di Esculapio prospiciente al laghetto di Villa Borghese. Nei nostri musei troviamo molte raffigurazioni di questo personaggio. E sempre ai Musei Capitolini un rilievo di Esculapio e Igea, una delle sue figlie, che simboleggia la salute. La stessa Igea appare anche in un calco di gesso conservato al Museo della Civiltà Romana,
con un putto dormiente, il sonno, e un serpente. Serpente che ritorna perché è appunto l'animale caro ad Esculapio. Non a caso la grande statua dei Musei Capitolini raffigura Esculapio con in mano il suo bastone, e avvinghiato a questo bastone c'è il serpente. Un simbolo vero e proprio, un'iconografia che ricorre, tant'è vero che la ritroviamo per esempio come simbolo della medicina, della farmacia, e che richiama esattamente il modo in cui Esculapio guadagnò la sua capacità. Era stato istruito dal centauro Chirone nell'arte di guarire gli uomini, centauro che tra l'altro è proprio quello che compare anche fra le costellazioni dell'emisfero australe. Si racconta che una volta Esculapio colpì con il suo bastone un serpente, lo uccise, ma un altro serpente accorse con un'erba in bocca con la quale riportò in vita il serpente morto, e da quel momento Esculapio imparò come appunto curare i malanni degli uomini. Oggi quindi parliamo di un mito salvifico di cui avremo particolare bisogno proprio in questo periodo. Rivolgiamo ancora lo sguardo verso il cielo, perché anche nel firmamento troviamo una costellazione che impersona o incarna la figura di Esculapio. Si tratta dell'Ofiuco, una costellazione molto grande che si vede nel cielo estivo e che significa l'uomo che porta il serpente, perché non a caso alla figura di Ofiuco è associata la costellazione del serpente, o meglio la testa del serpente e la coda del serpente che vengono tenute in mano appunto da questo personaggio. Troviamo questa costellazione in una posizione particolare del cielo estivo. Di fatto Ofiuco sarebbe la 13ª costellazione dello zodiaco, dato che entra letteralmente a gamba tesa sull'eclittica a spese dello Scorpione. E infatti è proprio questo il gesto che ci richiama una delle vicende, delle situazioni in cui Esculapio esercitò il suo potere di riportare in vita gli uomini. Questo si rifà proprio al mito di Orione, il grande cacciatore, che è collocato dall'altra parte del cielo, nel cielo invernale, proprio perché era stato ucciso da uno scorpione e Giove aveva portato in cielo entrambi, ma collocati da parti opposte del firmamento. Quando lo scorpione tramonta, si vede Ofiuco sopra di lui che lo schiaccia sull'orizzonte, proprio a simboleggiare il fatto che Ofiuco, con la sua arte, aveva saputo estrarre un antidoto dal veleno del serpente con il quale bagnò le labbra di Orione per riportarlo in vita. Ma questa sua abilità aveva irritato Plutone, il dio degli inferi, che se ne lamentò con Giove perché scarseggiavano i morti e temeva una perdita, diciamo, di popolazione dell'inferno, così che Giove decise di fulminare Esculapio con una delle sue folgori. E questo evento è simboleggiato dalla costellazione dell'Aquila, che sempre nel cielo estivo è adiacente a quella di Ofiuco e individua Giove, appunto, che con le sue folgori colpisce Ofiuco. Addirittura quando Ofiuco tramonta, vediamo l'Aquila tramontargli addosso. E quindi ancora una volta scopriamo che la disposizione delle costellazioni nel firmamento e addirittura il loro movimento, il loro avvicendarsi sull'orizzonte nelle varie ore della notte, sembra letteralmente rimettere in scena, su questo grande palcoscenico che è il cielo, una tante mille favole celesti. È venuto il momento di svelare l'enigma, ovvero il piccolo quesito astronomico-artistico che avevamo proposto nella prima puntata di Astri in Comune. L'ecfrasi diceva: musica delle sfere celesti fra Minerva e lo strumento di Apollo, con Pegaso che si abbevera alla fonte Ippocrene. Questa descrizione si adatta a un quadro custodito al Museo di Roma ed è il ritratto di Giacinta Orsini, dove possiamo ammirare una sfera armillare, una lira, lo strumento di Apollo, e sullo sfondo, al lato sinistro del dipinto, si intravede Pegaso, il cavallo alato, che si abbevera. Questa era dunque la soluzione del nostro primo enigma, ma passiamo a quello successivo, quello di questa puntata. Ecco l'indizio. L'astro dei magi è fuori campo, ma il suo accecante chiarore diffratto investe la speranza del mondo. Che cosa sarà? Lo scopriremo nella prossima puntata di Astri in Comune.